5 dicembre, giornata internazionale del volontariato. Il volontariato però c'è sempre, c'è ogni giorno, c'è nelle nostre pubbliche assistenze in alcuni casi da più di 100 anni. In questo 2020 così assurdo, dall'inizio della pandemia, le nostre associazioni, i nostri volontari sono ogni giorno al servizio delle comunità, reinventandosi attività nuove, così come avevano fatto i nostri nonni al momento dell'inizio di questa epopea di cittadinanza attiva, di persone che si sono sempre nei momenti d'emergenza rimboccate le maniche. Un tempo agivano per quei servizi, per quei bisogni che le istituzioni non sapevano realizzare. Oggi, in particolare, su aspetti dove ancora le istituzioni sono carenti o comunque dove la nostra presenza rappresenta un valore aggiunto, come nell'ambito del servizio d'emergenza urgenza 112-118, dove a fianco dei professionisti garantiamo una maggiore capillarità, una maggior presenza, una maggiore umanizzazione di un servizio che quotidianamente deve essere fatto, ma anche nell'assistenza alle persone più anziane, nei trasporti sociali, nel portare indietro i libri di scuola lasciati nel momento dell'emergenza dai ragazzi nelle classi, nel portare alimenti all'anziano solo o trasportare il paziente Covid a fare il tampone che magari lo fa uscire definitivamente da quello che è il Covid. Oppure farci applaudire durante l'emergenza, ma farci anche maltrattare in questo momento pensando che giriamo a vuoto con le ambulanze in sirena per spaventare le persone. Ma noi ci siamo, ci saremo. Un grazie, un abbraccio a tutte le volontarie, a tutti i volontari, a tutti i nostri collaboratori di un bellissimo mondo, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.